primo colpo è stato in un negozio di latticini. E andò tutto storto. Io spaccai la testa al proprietario col mattarello e mi beccarono. Non c'avevo ancora 18 anni e mi trasferirono al carcere minorile Beccaria. I primi giorni sinceramente furono anche più duri. Spaccai un vetro col braccio e con una delle schegge mi volevo tagliare le vene. Poi però sto vetro mi scivolava via dappertutto e non riuscii, mi sa che non ero neanche tanto convinto di quello che stavo cercando di fare. Per fortuna arrivò il 1974. E così, 16 anni, un mese e 16 giorni, dopo essere entrato in carcere, ne uscii come uomo libero.